La moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Luca è posto a metà della narrazione. La moltiplicazione dei pani nel Vangelo di San Luca è posto alla metà della narrazione. I discepoli sono stati inviati a due per evangelizzare la Galilea. Los discípulos fueron enviados de dos en dos para evangelizar la Galilea. Hanno avuto successo, hanno annunciato la parola, hanno guarito persone. Tuvieron éxito, anunciaron la palabra y sanaron personas. Erode è venuto a sapere di questi avvenimenti e sta indagando per capire cosa sta accadendo. Erode vino a saber de esto y quiso saber qué es lo que estaba sucediendo. I discepoli tornano da Gesù e Gesù li raduna conducendoli in disparte. Los discípulos regresaron donde Jesús y Jesús los reúne en un lugar aparte. Marco nel suo Vangelo dice che li porta in disparte perché possano riposarsi un po'. Marco dice en su evangelio que los reúne en un lugar aparte para que puedan descansar un poco. Ecco, mi piace leggere questa lettura, questa parola che abbiamo ascoltato, compresa anche la prima lettura, sotto questa angolazione della tenerezza di Gesù. Me gusta leer esta lectura, también la primera lectura que hemos escuchado bajo esta aproximación de la ternura de Jesús. C'è entusiasmo, c'è anche fatica, ci sono le preoccupazioni per possibili persecuzioni da parte dei discepoli e Gesù rivolge un'attenzione particolare. Hay entusiasmo, hay cansancio, hay también preocupación por parte de los discípulos por las persecuciones y Jesús tiene una atención particular hacia ellos. E possiamo identificarci anche noi qui riuniti nei discepoli, riuniti in gran numero, come d'altronde poi anche intorno a Gesù e ai discepoli si riunisce una grande folla. Podemos identificarnos nosotros también reunidos en torno a Jesús en este gran número, como también fue los discípulos reunidos con Jesús y después una gran multitud en torno a ellos. E possiamo chiederci che riposo ci è riservato, ma al contempo anche che servizio ci è chiesto. Podemos preguntarnos qué descanso se nos ha reservado, pero al mismo tiempo qué servicio se nos pide. Sembrano inconciliabili tra loro riposo e servizio, perché come abbiamo ascoltato, poi Gesù ancora, mosso a compassione, si mette a servizio. Parece irreconciliable riposo y servicio, porque el mismo Jesús, movido de su compasión, se pone a servir. Sottolineo tre passaggi nel Vangelo. Subrayo tres pasajes del Evangelio. I discepoli fanno una osservazione logica, ma difficile da attuare. Los discípulos hacen una observación lógica, pero difícil de poner en acto. Perché la folla, se viene congedata per cercare alloggio e cibo nei dintorni di un luogo deserto, non riuscirà a trovare questo. Porque si la multitud viene despedida para buscar alimento y alojamiento, hospedaje alrededor, ciertamente no logrará encontrarlo. È anche la nostra tentazione. Quando non abbiamo forze sufficienti o risorse, oppure parole o gesti in grado di sfamare e educare alla fede tanta gente, potremmo voler congedare la gente. È también nuestra tentación cuando no tenemos las fuerzas suficientes, los recursos
o las palabras para poder dar de comer a tanta gente, la tentación es despedirla. Gesù ragiona a rovescio e dice: voi stessi date loro da mangiare. Jesús reflexiona al revés y le dice: den ustedes mismos de comer. I discepoli allora presentano 5 pani, 2 pesci, un dollaro eucaristico. Los discípulos presentan entonces 5 panes y 2 peces, un dólar eucarístico. Anche fossero stati 100 o 1000 questi pani o questi dollari eucaristici, non sarebbero stati sufficienti. Aunque hubiesen sido 100 o 1000 estos panes, estos peces, este dólar eucarístico no habría sido suficiente. Il punto decisivo è mettere a disposizione e deporre tutto, non il risultato della nostra azione. Il punto decisivo è ponerlo al servizio e dejarlo tutto in disposizione per il servizio e non il risultato. Il successo di questo congresso eucaristico non dipende dal dollaro eucaristico, ma quello era necessario. El éxito de este congreso eucarístico no depende del dólar eucarístico, pero era necesario. E allora il terzo passaggio, voi stessi date loro da mangiare, diventa date la vostra vita in cibo per loro. Entonces el tercer pasaje, den ustedes de comer, llega a ser, pasa a ser, dense ustedes como alimento. Solo quando rovesciamo il nostro modo di pensare, la pastorale e in genere l'evangelizzazione, potremo conquistare il mondo intero a Dio. Solo quando cambiamo nostro modo di pensare, la pastorale e la evangelizzazione, así potremo conquistare il mondo intero. È un fatto innanzitutto spirituale, come quello che rende il pane corpo di Cristo sull'altare. È un hecho principalmente espiritual, come aquel che hace, che cambia il pan en el cuerpo de Cristo. Sull'altare. Sobre l'altar. Sull'altare della croce. Sobre l'altar de la cruz. La pastorale non è un insieme di cose o di attività da fare, ma prima di tutto è la consegna di sé. La pastoral no es un conjunto de cosas a hacer, sino que en primer lugar la entrega de uno mismo. Come dice Pietro, parafrasando il suo testo, no bienes efímeros como l'oro e la plata, sino la sangre preziosa de Cristo, la sangre preziosa de Mauro, de Esteban, de Lucia, de ciascuno di voi. Come dice Pedro, parafraseando, no vienes de plata o de oro, sino la sangre preziosa de Cristo, la sangre preziosa de Mauro, de Esteban, de Lucia, de cada uno de nosotros. La consegna di sé, questo è il punto che può rovesciare anche la prospettiva della evangelizzazione. La entrega de uno mismo, ese es el punto que puede cambiar la perspectiva de la evangelización. Il potere sacerdotale ricevuto nel battesimo ci abilita a diventare corpo di Cristo per la vita del mondo. El poder sacerdotal recibido en el bautismo nos da la capacidad de ser cuerpo de Cristo para la vida del mundo. Quindi la condivisione della nostra esistenza e dei nostri beni spirituali e materiali porterà la salvezza
Gesù al mundo. Por lo tanto, el compartir nuestra existencia y nuestros bienes materiales y espirituales llevará la salvación al mundo. Gesù. Per questo la fraternità sana il mondo, sanerà il mondo. Por esto la fraternidad sanará el mundo. Per questo un dolore eucaristico è stato indispensabile per realizzare il congresso eucaristico, perché si è moltiplicato per opera dello Spirito Santo operante nel cuore di ogni battezzato che si è messo a disposizione. Per questo un dollaro eucaristico è stato indispensabile per realizzare il congresso. Por esto un dólar eucarístico fue indispensable para realizar el congreso eucarístico. Perché si è moltiplicato per opera dello Spirito Santo operante nel cuore di ogni battezzato che si è messo a disposizione. Porque se multiplicó en el corazón de cada bautizado que se puso a disposición. La Vergine Madre è l'esempio più fulgido, più chiaro di una vita, di un cuore e di una vita sacerdotale. La Virgen María es el ejemplo más claro de un corazón y de una vida sacerdotal. Lei ci insegna ad essere uomini e donne eucaristici. Ella nos enseña a ser hombres y mujeres eucarísticos. Amén. Amén.